Devo dire che rispetto alle altre partite poi c'è stato solamente il gol, perché come ho detto già ieri, almeno quella che è la mia impressione, ma credo sia inequivocabile, insomma, il fatto che in queste quattro partite, la quinta con questa, abbiamo credo meritato la vittoria a pieno. Poi ripeto, il risultato è sempre effimero nel calcio, quindi possiamo garantire la prestazione, ma il risultato credo non lo possa garantire nessuno in nessuna categoria del calcio. Dal punto di vista della classifica, oggi credo sia stata un'ennesima dimostrazione di forza, perché eravamo in estrema difficoltà. Avete visto più giocatori fuori ruolo che poi hanno reso molto molto bene, quindi giocatori dediti, ragazzi dediti al sacrificio per la maglia. Abbiamo, se non sbaglio, rosicchiato con tanta tanta pazienza, se non sbaglio, 7 o 8 punti al Giulianova, e adesso siamo a meno 1, quindi credo che ci sia adesso l'entusiasmo giusto per cercare di fare tutto. Non che prima non ci sia, però adesso, insomma, ci voleva la vittoria, ci voleva la vittoria, è venuta e va bene così. Non tiriamo una linea netta, nel senso non guardiamo la classifica con eccessivo ottimismo, guardiamo la classifica per quella che è, punto. Domani si pensa a quella che è la partita prossima con il Casalbordino, che sarà un'altra partita dura, quindi insomma oggi è giusto che i ragazzi godano di ciò che meritavano da tanto tempo, e da domani si pensa alla prossima. La forza dell'avversario non si discute, sapevamo che trovavamo un avversario molto agguerrito che voleva fare 3 punti, e quindi ecco, abbiamo un attimo subito anche la loro prestanza fisica. E anche il campo non ci ha aiutato, ecco, perché campo molto veloce, quindi tecnicamente un po' abbiamo anche sofferto. Noi dovevamo fare questo tipo di partita, chiaramente, non dovevamo stare dietro ad aspettare, perché altrimenti la forza loro veniva fuori, chiaramente. Quindi ce la siamo giocati, però purtroppo, ripeto, la forza loro, sia fisica che tecnica, è venuta fuori. Noi abbiamo ancora una partita da recuperare con il Penne, però chiaramente adesso il gap dal secondo posto adesso è, se non sbaglio, supera abbondantemente i 9 punti, quindi ecco, dovremmo fare un finale abbastanza importante per sperare ancora. L'obiettivo è sempre per i playoff Migliorarsi. migliorarsi, certo, però chiaramente guardiamo ancora l'obiettivo salvezza, perché sotto continuano a camminare, quindi quei 2 o 3 punti per la tranquillità ancora mancano. Poi guardiamo chiaramente sopra fino alle ultime possibilità che abbiamo.